Questa sera noi discutiamo assieme a voi, vogliamo discutere assieme a voi e sarete voi a decidere sulla finalità di questa discussione con il vostro voto, come recepire un'area da destinare a verde pubblico in questa frazione. Voi sapete che la frazione di Bosco è cresciuta in una maniera caotica, è cresciuta a dismisura, senza regole, senza le più elementari regole di rispetto della vita civile dei cittadini. Noi in questa frazione non abbiamo neppure un metro quadrato per riservare a svago dei ragazzi e a svago anche degli anziani. Assieme a voi, il Consiglio di quartiere ha esaminato questo problema e abbiamo preso delle iniziative. Innanzitutto l'area verde è stata indicata dai cittadini stessi in una determinata zona. Questa zona è di proprietà privata. Proprietà privata la quale, fra l'altro, ha anche la possibilità di edificare questi lotti che abbiamo individuato. Su questa edificabilità non c'è discussione. Tant'è vero che l'amministrazione comunale aveva proposto una specie di compromesso con il proprietario per arrivare immediatamente, nel più breve tempo possibile, al possesso di questa area da destinare ai cittadini del Bosco. Io sono un cittadino di Bosco e mi sento promotore di questa faccenda. È stata fatta una sottoscrizione per recepire un'area verde, no? All'inizio si parlava di tutto il terreno in breve tempo e si riusciva a averlo. Poi è venuto fuori che questo terreno non è che si può recepire con facilità, occorrono dei sistemi, delle varie pratiche e altre cose. E si era arrivati a un compromesso dove si diceva che questa terra si poteva avere in breve tempo. Ora io non ho capito qual è la ragione. E dunque il comune ci consiglia di prendere questo terreno, 11.000 metri di terreno. Alcuni dicono che sia pochi, altri che sia troppi, però non si riesce a avere nulla. Io sarei d'accordo che una buona volta si riuscisse a avere perlomeno sti 11.000 metri, se ci fosse possibile, per poter dire, ecco, io mi voglio sedere su una panchina, ho 11.000 metri di terra per mettermi seduti, perché di qui 11.000 metri sono pochi, no? Però oggi non ce n'è neanche un metro. Abbiamo voluto iniziare una trasmissione su Perugia ascoltando la voce di alcuni cittadini per portare l'attenzione sui problemi concreti e reali della città. Quali sono i motivi di fondo che condizionano la vita di Perugia? Per capirlo bisogna identificare le forze che agiscono nella città e sulla città. A Perugia queste forze sono di due tipi diversi. Da una parte esiste una struttura urbana quale si è venuta configurando nel corso dei secoli, dall'altra esistono le forze produttive, industria, agricoltura, servizi e le forze politiche che operano secondo una propria strategia. La tradizione storica condiziona la città così come la condizionano l'attività delle forze produttive e politiche. Il primo problema è capire se la forza rappresentata dal patrimonio storico viene interpretata correttamente. Per questo è necessario conoscere, anche solo per grandi linee, la storia di Perugia e la forma che questa storia ha dato alla città. Perugia è un antichissimo insediamento etrusco. Il carattere fondamentale della città etrusca, i cui resti, mura, porte e tratti di strada sono inglobati nelle costruzioni successive, è dato dalla sua posizione. L'elemento principale è infatti costituito dal rapporto tra la città e il luogo dove essa sorge. La posizione di Perugia in epoca etrusca è determinata da esigenze strategiche. Essa occupa una posizione che domina l'alta valle del Tevere, controllando le vie di comunicazione di buona parte dell'Italia centro-occidentale. Lo sviluppo della forma urbana, d'altra parte, è strettamente legato alla situazione geografica. Una serie di crinali corrispondono all'abitato, mentre le valli che separano i crinali rimangono non costruite.
Questo resterà un carattere permanente della forma di Perugia. Da città etrusca, Perugia diventa città romana, senza che le sue caratteristiche cambino in maniera decisiva. È con il Medioevo che Perugia assume il proprio volto più originale, che resterà praticamente immutato fino all'inizio del nostro secolo. Anche oggi, guardando con attenzione, è facile accorgersi che il centro storico di Perugia resta ancora nelle linee essenziali, come nei più minuti tratti dell'edilizia e dei percorsi, un insediamento medioevale. Nel corso del Medioevo, la funzione della città non è molto diversa da quella dell'epoca etrusco-romana. Ciò che è cambiato è il quadro generale in cui Perugia è inserita. Ai tempi dell'Impero Romano, Perugia faceva parte di uno Stato sicuro ed efficiente. Nel Medioevo, essa deve provvedere da sola alla propria difesa e alla propria sopravvivenza. Per rendersi conto della situazione politico-sociale di Perugia nel Medioevo, bisogna ricordare che, come nella maggior parte delle città italiane dello stesso periodo, agivano un potere ecclesiastico e un potere municipale e una struttura corporativa delle forze produttive. Simili condizioni sono rispecchiate nella forma urbana. Da una parte Perugia rafforza e rende più fitta l'urbanizzazione dei crinali collinari, dall'altra una trama minuta di edifici e di percorsi tormentati costituisce la sorprendente realtà che la caratterizza. Nella piazza che forma il cuore della città, la cattedrale e il palazzo dei priori si fronteggiano, facendo perno sullo straordinario episodio della celebre fontana. Qui diventano evidenti, anche nella concretezza delle costruzioni, i poteri contrapposti che dominano Perugia. Nella prima metà del Cinquecento, dopo essere passata sotto la tirannia della famiglia Baglioni e dopo una serie di dure lotte, Perugia entra a far parte del dominio dello Stato della Chiesa. Di nuovo, come in epoca romana, Perugia si inserisce nella struttura di un organismo più vasto. La Rocca Paolina viene costruita su commissione del Papa da Antonio da San Gallo il Giovane. Essa si impone con la sua mole sulla vitalità del tessuto medioevale. Nelle geometrie della rocca la storia di Perugia sembra fermarsi. Al di fuori di questa immagine il Rinascimento non ha lasciato che pochissime tracce sul volto di Perugia. Le tracce della tradizione sono dunque presenti nella Perugia di oggi. La sua struttura antica rappresenta un elemento originale che può costituire una forza nella vita della città. Ma il problema è quello di non disperdere questa tradizione storica adoperandola in maniera generica per intraprendere iniziative che, pure se interessanti, non aiutano concretamente a risolvere i problemi specifici di Perugia. La Sagra Musicale Umbra è da considerare la voce armoniosa di Perugia e di tutta la regione. È nata nel 1937 e quest'anno arriva alla 29ª edizione. Sono stati quindi già 28 esecuzioni di grande successo internazionale che hanno accresciuto la notorietà e il prestigio dell'Umbria in tutto il mondo. La sua impostazione originaria e che tuttora viene mantenuta e difesa, è quella di eseguire musiche ispirate a religiosità e a misticismo, cioè a una delle doti fondamentali e storiche della nostra regione stessa.
sono nati proprio per virtù di questa grande genitrice, tutte le altre manifestazioni artistiche che abbiamo, il Teatro Sperimentale di Spoleto, il Festival dei Due Mondi, l'Associazione Gli Amici della Musica, il Calendimaggio di Assisi, le Settimane Musicali di Città di Castello e tante altre manifestazioni che ogni anno si svolgono a Terni, a Todi, ad Orvieto. Oltre a questa vocazione culturale, Perugia ha concreti problemi radicati nella realtà industriale e contemporanea. Annessa all'Italia unita, Perugia esce dal suo isolamento. Una ferrovia la collega con il resto del paese. La sua prima funzione, dopo l'unità, è una funzione amministrativa. Nell'ultimo decennio, sotto la spinta del recente sviluppo industriale, si pone mano alla costruzione di una superstrada. Perugia risulta ormai pienamente inserita nella trama dei rapporti e delle comunicazioni della realtà moderna. Il caposaldo principale di questa realtà è costituito certamente dall'industria. A Perugia, accanto alla presenza di piccole e medie aziende, l'attività industriale si incentra prevalentemente nel gruppo Buitoni Perugina, sorto dall'iniziativa della famiglia Buitoni, che ne concentra tuttora la direzione. Che cosa significa per una città come Perugia la presenza di questo gruppo che con il tempo ha assunto dimensioni notevoli non solo sul piano industriale ma anche finanziario? Quali sono i rapporti che intercorrono tra questa industria, la città e il suo territorio? I rapporti della IBP con la città sono di natura economica e di natura culturale o ambientale. Dal punto di vista economico, per la IBP lavorano circa 3.500 persone, che sono per una città come Perugia molte. E a parte questo ci sono una serie di attività indotte che sono legate all'attività degli stabilimenti dell'IBP, per esempio nel settore meccanico, nel settore dell'imballaggio. Complessivamente quindi credo che l'impatto economico dell'azienda sulla città sia notevole. Dal punto di vista culturale e ambientale, quello che immagino si possa dire che l'azienda dà alla città è il vantaggio di essere un sistema aperto non soltanto verso l'Italia ma verso il mondo, e questo evidentemente crea una serie di occasioni di incontro tra persone che vengono da diverse parti del mondo, da diverse parti d'Italia e la città, che altrimenti non ci sarebbero. Tuttavia gli interessi e la logica industriale e le esigenze della città non si compongono facilmente. I problemi del territorio perugino sono anche problemi di equilibrio e di sviluppo, che richiedono investimenti ai quali il capitale industriale potrebbe contribuire, inserendosi più attivamente nei problemi locali. Ciò potrebbe realizzarsi attraverso un più organico sfruttamento delle risorse locali e in particolare di quelle agricole. Il ruolo della IBP nello sviluppo di Perugia è esaminato dal sindacalista Mancinelli. Il complesso IBP svolge un ruolo importante per quanto riguarda lo sviluppo occupazionale della provincia di Perugia, in quanto alcune sue aziende sono appunto dislocate in questa zona. Lo sviluppo che consente, in senso più generale, è in particolare riferito al problema occupazionale. Basta dire che la Perugina, azienda della IBP, dal 1967 ad oggi ha portato ad un aumento occupazionale di 613 persone nuove assunte, mentre gli allora 900 stagionali sono oggi ridotti a circa 240. Questo è un fatto che di per sé è collegato con la situazione sociale esterna allo stabilimento, e ciò si è verificato anche sotto la spinta e la pressione delle lotte sindacali. Su questo vanno fatte però delle verifiche costanti, nel senso che esiste un accordo, ad esempio, che entro il 75 va superata totalmente la stagionalità. Quindi quest'anno dobbiamo andare alla verifica degli impegni assunti dall'azienda, cioè devono diventare fissi gli stagionali assunti nell'anno 1971. Questi risultati occupazionali sono stati conseguibili puntando essenzialmente su tre direttrici di azione sindacale, cioè superamento cottimo, contrattazione dell'ambiente di lavoro e superamento della stagionalità.
Questi tre elementi hanno cioè spinto l'azienda ad investire e modificare l'organizzazione del lavoro, consentendo quindi lo sviluppo dell'occupazione. Di fronte allo sviluppo IBP, che ha consentito anche uno sviluppo zonale, nel senso urbanistico, cioè dell'edilizia a scuole, ospedali e aziende ad essa collegate, va però evidenziato che questa situazione, diciamo, se non soddisfacente, comunque tollerabile, non trova riscontro su una situazione più generalizzata, nel senso che esistono altre aziende, piccole e medie aziende, ove ancora la situazione è ad uno stadio inferiore, con stipendi bassi, con l'effettuazione di numerose ore straordinarie, con lo sfruttamento che è molto presente in questa zona, ad esempio del lavoro a domicilio. Si pone quindi la necessità, primo, di un interessamento dell'IBP dove colloca i suoi investimenti, nel senso che è un'azienda a carattere multinazionale, quindi quanto è giusto in questa situazione, e locale e nazionale, che l'IBP investa all'estero. Secondo, si tratta di mettere in piedi un movimento generalizzato su aspetti di carattere sociale che pongano degli obiettivi unici per le diverse categorie dei lavoratori della zona e quindi anche per le diverse condizioni sociali in cui vivono. Su questo argomento quindi è di primaria importanza i compiti che spettano al Consiglio di zona, che si va costruendo anche qua a Perugia, appunto per tentare di impostare rivendicazioni più globali, complete, che in qualche modo sopperiscano alle deficienze oggi presenti e che indichino una via politica di sviluppo economica più giusta di quanto oggi si sta verificando. L'agricoltura ha sempre svolto nella storia di Perugia un ruolo fondamentale e costituisce ancora un elemento di squilibrio nella realtà economica del territorio. Per lunghi secoli, fin quasi ad oggi, la proprietà agricola è stata concentrata in un numero piuttosto ristretto di grandi fondi rustici, per lo più di proprietà ecclesiastica e di ordini religiosi. Si è sempre trattato di un'agricoltura di collina, dal rendimento abbastanza basso. La produzione dei piccoli appezzamenti, nei quali i fondi venivano suddivisi, forniva poco più del necessario al sostentamento dei singoli coloni. L'azienda agricola di Ascagnano ha una dimensione di circa 1000 ettari ed è il risultato di una trasformazione da una conduzione mezzadrile dove il colono aveva un'unità poderale autarchica, dove faceva un po' di tutto, autonoma, aveva il pezzetto a pescheto, il pezzetto a frutteto, il pezzetto di terra a frumento e la piccola stallina dove allevava del bestiame. Oggi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto tutto questo e abbiamo accorpato queste culture trasformandole e mettendole tutte insieme in maniera da poterle coltivare con mezzi e con macchine molto efficienti e moderni. Il bestiame l'abbiamo ospitato in questa modernissima stalla che vedete, dove abbiamo circa 600 capi, tutti di ceppo canadese. Mentre nelle colline sono state impiantati dei vigneti, appunto trasformando questi piccoli poderini, questi piccoli appezzamenti a vigna, invece abbiamo fatto delle grosse estensioni dove addirittura si può addirittura raccogliere meccanicamente anche il prodotto. Il problema chiave dell'agricoltura sembra dunque essere quello di investire nell'interesse collettivo per rendere produttive le aree situate in pianura. Occorre meccanizzare e trovare un nuovo equilibrio tra collina e pianura. Questo intervento dovrebbe porsi la finalità di superare il frazionamento della piccola e media proprietà contadina, non tanto attraverso la grande azienda di tipo capitalista, quanto attraverso forme di compartecipazione cooperativa. In questo modo, l'agricoltura, specializzandosi, può svolgere effettivamente un ruolo decisivo nel riassetto economico dei rapporti tra città e territorio e tendere a diventare più competitiva sul piano del rendimento nei confronti dell'industria. Thank you.
la casa di campagna, tradizionale degli appezzamenti agricoli della collina perugina, ha costituito per lungo tempo un tipo edilizio stabile e definito. Formata da ambienti destinati all'abitazione e da ambienti di servizio, stalla, pollaio, magazzino, eccetera, la sua forma, legata all'economia di autoconsumo tipica dei piccoli lotti di terreno dati in gestione dai grandi fondi ai singoli coloni, non ha conosciuto variazioni di rilievo nel corso dei secoli. La casa di campagna costituiva con il proprio orto un'unità chiaramente definita rispetto alla quale si qualifica l'intero aspetto del paesaggio agrario delle colline circostanti Perugia. Le necessità di approvvigionare la città non potevano essere soddisfatte che in misura molto limitata dalla campagna. Ciò che la campagna produceva veniva consumato per il sostentamento di coloro che vi risiedevano. In conseguenza di tale situazione, la città si trovava nella condizione di dover provvedere a se stessa. La sua particolare struttura, formata da crinali costruiti e da valli lasciate libere, permetteva di sfruttare a fini agricoli terreni strettamente integrati nella struttura urbana. Il tipo della casa colonica di collina si riproduce di fatto all'interno della città. L'edificio con destinazione mista, abitazione e attrezzature agricole legato all'orto, fa parte integrante del panorama cittadino fin dal Medioevo. È solo con l'Unità d'Italia che gli interventi su Perugia tendono a fornire la città delle attrezzature necessarie alla sua nuova funzione amministrativa di capoluogo. Sono interventi che non modificano le contraddizioni della struttura urbana, né contribuiscono a risolvere i problemi del territorio. Si demolisce la Rocca Paolina per fare posto a una grande piazza nella quale vengono costruiti gli edifici rappresentativi dell'amministrazione dello Stato. Gli altri interventi, oltre alla stazione della ferrovia, si identificano in fabbricati destinati anch'essi a funzioni rappresentative, in qualche monumento e in qualche piazza e giardino pubblico, pressappoco come avviene nella stessa epoca nella maggior parte delle antiche città italiane trasformate in capoluoghi. Perugia resta una città medievale, alla quale si sovrappone un apparato che è decisamente estraneo alla realtà locale e che comunque non coinvolge, se non scarsamente, il suo territorio. Nel 1932, in pieno regime fascista, viene elaborato il primo piano regolatore di Perugia. In esso venivano previsti ampi sventramenti che squarciavano il tessuto urbano per fare posto a grandi strade capaci di creare imponenti prospettive, e in pratica lasciava mano libera all'iniziativa della speculazione edilizia. Questo piano, come tutti quelli del tempo, è concepito ignorando completamente i problemi reali della città. Non si tiene conto né delle caratteristiche storiche di Perugia, né delle esigenze sociali ed economiche, e non prende in considerazione i rapporti tra la città e il territorio. Ciò che con essi ci si propone è di dare un'immagine monumentale di Perugia in armonia con la retorica del regime. Oggi Perugia presenta un'immagine e una struttura urbana che è in gran parte il risultato delle vicende dei suoi vari e successivi piani regolatori. Qual è questa struttura? Oggi Perugia è profondamente trasformata. L'antica disposizione, che è stata tipica di Perugia nel corso dei secoli, è stata in gran parte alterata. Non siamo più di fronte a una città che si estende lungo alcune linee di sviluppo che coincidono con i crinali delle colline e nella quale si inseriscono profondamente i cunei verdi delle valli. Un'abbondante quantità di edifici residenziali ha invaso queste valli. Sono sorti fabbricati destinati a nuove funzioni come l'università, ma le localizzazioni non sono razionali. Spesso
spesso il libero gioco delle forze economiche ha prevalso sulle esigenze della città e anche sulle indicazioni dei piani regolatori che si sono succeduti fino a oggi. Sono stati redatti, approvati e messi in attuazione negli ultimi 20 anni due piani regolatori e alcune varianti. Si tratta di piani che hanno dato a Perugia un assetto aperto sul futuro e tale da non pregiudicare un'efficiente soluzione dei complessi problemi urbani e territoriali. Il piano del 1956, mentre cercava di conservare i cunei di verde, preservava l'integrità del nucleo storico e prevedeva una strada tangenziale, destinata ad impedire un disastroso espandersi dell'abitato a macchia d'olio. Il piano del 1962 tenta di conservare una zona rurale interna. Accoglie i nuovi dati dello sviluppo dell'industria e dei centri minori e cerca di configurare, per mezzo di due strade tangenziali, una città a sviluppo lineare. Quando una città del tipo di Perugia arriva praticamente a raddoppiare la popolazione rispetto a, così, al suo periodo storico, si va incontro a due rischi. Da un lato infatti c'è la possibilità che il centro storico diventi esclusivamente sede di attività terziarie, cioè di uffici e di attività commerciali, e relegando quindi il resto della città in una situazione di periferia nel senso deteriore del termine, oppure che si crei un nuovo centro e che fatalmente nel tempo il centro storico si riduca ad essere lui periferia, magari di tipo archeologico o culturale. A Perugia si è cercato di evitare questi inconvenienti cercando di far estendere la zona in cui insediare le attività terziarie, uffici e commerci dal centro storico, qui dove ci troviamo, fino al piede della collina dove si trova la stazione nella zona di Fontivecchi. E questo appunto attraverso la ristrutturazione di questa zona, che un tempo era periferia, in modo da raggiungere anche il risultato di reinserire queste zone che prima erano emarginate in un contesto cittadino più vivo e civile, diciamo. Nel prevedere un centro direzionale a Fontivecchi, si è fatto un tentativo per risolvere problemi dello sviluppo urbano in un ambito circoscritto alla sola città. Tale centro prevedeva la concentrazione di tutte le principali funzioni amministrative e terziarie in un'unica area a cavallo della stazione ferroviaria. Il concorso ha rappresentato un momento di incontro e di scontro tra le forze produttive, le forze politiche e le esigenze concrete della città. Se per un verso si è trattato di una risposta concreta a problemi reali, dall'altro lato ha lasciato irrisolto il nodo fondamentale dei problemi urbanistici: l'inserimento di Perugia in una pianificazione a scala regionale. Il tumultuoso sviluppo degli ultimi anni richiede di adeguare il piano a quanto sta rapidamente accadendo, soprattutto nell'espansione dei centri minori. La situazione del 1973 mostra come la crescita di Perugia sia stata contenuta e indica ancora una volta come esigenza fondamentale una pianificazione del territorio che reintegri l'agricoltura in un nuovo equilibrio con l'industria e con le attività terziarie, tenendo conto delle esigenze di una pianificazione più ampia a scala regionale. In realtà, i rapporti con gli altri centri dell'Umbria si limitano ancora a una serie di collegamenti stradali e non configurano uno sviluppo coerente della regione. Le città umbre che gravitano nell'area di Perugia non vivono in una relazione dinamica col capoluogo. Todi, Assisi, Gubbio, Città di Castello, Foligno, Spoleto restano realtà isolate, ciascuna alle prese con i propri problemi. Negli ultimi 20 anni la nostra regione ha conosciuto una forte diminuzione di popolazione e forti movimenti migratori nei confronti dell'estero. Uno dei risvolti, se vogliamo, positivi di questo grande fatto negativo è il fatto che la nostra città, la città di Perugia, si è accresciuta in modo tale da contenere in parte l'esodo di coloro che volevano andare fuori della nostra regione. In altri termini, i cittadini che si sono insediati in questi quartieri periferici sono venuti a Perugia anziché andare nel Lussemburgo o nel Belgio. Naturalmente la crescita della città non è avvenuta senza forti squilibri e senza una serie di contraccolpi negativi.
Osserviamo una cosa, noi siamo qui sul tracciato della futura autostrada urbana, cioè di un'autostrada che è stata disegnata circa 15 o 16 anni fa e che viene cominciata proprio in questi giorni. Nel frattempo, tutta una serie di altri fatti che erano previsti dal piano regolatore, in modo particolare la costruzione dei nuovi quartieri, spinti da una serie di meccanismi di carattere speculativo, sono andati avanti e di fatto il quartiere di San Sisto nel quale ci troviamo oggi è pressoché saturo, pressoché completo. La scuola invece si sta costruendo in questi giorni, il nuovo ospedale è ancora in corso di costruzione, questa strada sarà completata forse tra qualche anno. In altri termini, quindi, in questi anni la città si è accresciuta di circa 60.000 vani, il bilancio comunale, il deficit del bilancio comunale è aumentato almeno di 15 volte e diciamo non sono stati messi in atto una serie di meccanismi che abbiano permesso agli enti locali di far fronte alla crescita della città. Cioè è qui, nella cronica debolezza degli enti locali, un altro dei motivi della crisi delle nostre città, anche di quelle città che si sono date un piano regolatore, che hanno fatto dell'urbanistica in modo abbastanza serio. E diciamo, fra l'altro, che ci riteniamo qui, per aver cominciato questa strada, quella scuola e quell'ospedale, una città che comunque è già abbastanza avanti, che seppur registra un ritardo notevole, registra in ogni caso un ritardo inferiore a quello che si è verificato in altre occasioni. Ecco quindi che uno degli elementi fondamentali del fare urbanistica oggi è passare dal momento dei vincoli, dal momento dei no, dal piano puramente disegnato sulla carta, al piano dei sì, al piano di opzioni positive, al piano costituito da una serie di realizzazioni in cui la Regione, il Comune e l'ANAS, ad esempio per quanto riguarda la nostra città, comincino a fare in positivo ciò che finora non è stato fatto. Ma quello che non è stato fatto per equilibrare lo sviluppo regionale è ancora possibile realizzarlo a patto che si intervenga con rapidità. Per ora Perugia è ancora sola di fronte a problemi che non si può più pensare di risolvere soltanto a scala urbana. La Perugia di oggi è una città di consumi sufficientemente efficiente, ma il suo futuro si decide nella regione. L'urbanistica tradizionale è in crisi e occorre muoversi con decisione su un piano del tutto diverso. La progettazione di una città non può essere il frutto di una cultura astratta, ma è lo specchio della società che si costruisce e si realizza. Così progettare una città diversa significa progettare una società ed un uomo diverso. Se questo discorso vale in generale, questo vale anche per la nostra città, vale anche per Perugia, che è comprensibile nel suo passato e nel suo presente soltanto in questo rapporto con le forze economiche e sociali che l'hanno prodotta, e che è progettabile nel suo futuro soltanto se insieme progettiamo un nuovo uomo e una nuova società. Se la patologia di Perugia è oggi meno grave, meno traumatica di quella di altre città, questo in fondo non è per merito di una o di un'altra personalità, ma è dovuto al fatto che le forze sociali a Perugia, le forze popolari a Perugia hanno pesato di più sul modo di formarsi della città. Siamo nel quartiere di Santa Sabina, un piccolo quartiere che sorge ai margini della zona industriale. I primi insediamenti risalgono a circa 20 anni fa, proprio con il sorgere della zona industriale. Gli abitanti di questa zona sono quasi tutti operai, che dedicano parte del loro tempo libero alla coltivazione dei loro giardini e dei loro orti. C'è da rilevare come in questo quartiere la vita partecipata sia molto attiva. C'è una forte partecipazione sia dal punto di vista come impegno politico, c'è una partecipazione alla vita amministrativa, con la partecipazione alla vita dei quartieri. C'è da rilevare come, purtroppo direi, queste zone sono ignorate o tollerate al massimo dalla cultura ufficiale della città. Sono zone che il piano regolatore inserisce regolarmente nei propri piani, che però sono un po' abbandonate allo sviluppo così spontaneo, mentre invece un inserimento, direi anche dal punto di vista umano, un interesse più diretto a queste forme di sviluppo poteva portare a dei risultati sia dal punto di vista formale, architettonico, come anche quello del disegno del quartiere, a dei risultati senz'altro più positivi.
Qui gli abitanti, senza attendere l'intervento di tecnici e progettisti, hanno eretto personalmente con le proprie mani e secondo i propri gusti ed esigenze le case ove risiedono. Le indicazioni che nascono da questo esperimento suggeriscono una più stretta collaborazione tra tecnici e progettisti da un lato e cittadini dall'altro. La strada delle soluzioni spontanee non può essere sufficiente, ma è il segno che ormai certe esigenze sono profondamente mature e tendono a prendere forme concrete. Trovare una corretta collocazione della tradizione storica della città, far sì che l'agricoltura recuperi un ruolo produttivo efficiente nel contesto generale e soprattutto trovi rapporti di integrazione con le attività industriali non solo su scala locale ma anche regionale. Questi i problemi di Perugia. Ma quel che più occorre è suscitare e stimolare la partecipazione dei cittadini al farsi della realtà urbana. Tutto questo, infine, può trovare sbocco e soluzione solo se analizzato e messo in rapporto con un armonico sviluppo esteso alla scala della regione. Il futuro di Perugia si gioca su questi punti.